Ciao ragazze e ragazzi, Pechino Express, seconda puntata. Il viaggio per le nostre coppie prosegue ancora in Thailandia. Ma vediamo chi hanno vinto la puntata. A vincere sono stati di nuovo i gladiatori, che eliminano i guaioni. Ma vediamo che destino li attende. È il momento della busta nera. E ahimè, Gennaro Lillo e Luciano Punzo sono eliminati. Ma non è finita qui. Costantino chiede a Vera Gemma di raggiungerlo e le dà la possibilità di continuare la gara insieme a uno dei due eliminati. Vera faceva coppia con Asia Argento. Erano le figlie d'arte, ma purtroppo Asia si è infortunata al ginocchio durante la prova immunità e non può più proseguire il suo percorso. Asia incoraggia Vera. Tu devi andare avanti, noi siamo venuti qua per andare oltre gli ostacoli che abbiamo dentro. Vera Gemma capisce le parole di Asia e pertanto afferma: io e Asia abbiamo deciso di combattere fino alla fine e per me e per Asia io vado avanti. Ed ecco che Vera Gemma sceglie Gennaro Lillo, che dopo alcune esitazioni riflette e accetta. Ed ecco che si è formata la nuova coppia, i sopravvissuti, Vera Gemma e Gennaro Lillo. Invece, per Asia Argento e Luciano Punzo è tempo di ritornare in Italia. Pertanto il loro percorso termina qui. Se vi siete persi la prima puntata e chi sono le coppie, trovate il video riassuntivo sul mio canale, quindi andatelo a vedere. Io adesso concludo qui, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!